Buongiorno dalla Polizia Ambientale. Numerose segnalazioni di cittadini hanno permesso di scoprire a Pianura e a Soccavo diversi sversamenti illeciti di rifiuti misti, anche inquinanti per l'ambiente. Trasportatori abusivi con veicoli privati svuotavano cantine, depositi, ma anche officine e piccoli cantieri edili, liberandosi dei rifiuti su marciapiedi, strade e giardinetti. Particolarmente colpite via Vicinale dei Monti, via Cannavino e via Montagna Spaccata. In sinergia con i reparti territoriali, gli agenti della Polizia Ambientale hanno sequestrato 6 veicoli e denunciato 3 persone. Una squadra di ASIA ha quindi rimosso i rifiuti. Continuano i controlli quotidiani della Polizia Ambientale sul territorio per frenare i comportamenti irregolari. Sotto il centro direzionale è stato sequestrato un cantiere edile che sversava i materiali di demolizione in un cassonetto. In via provinciale delle Brecce è stata chiusa l'officina di un gommista perché priva del contratto di smaltimento degli pneumatici. Controlli anche nelle strade e nei mercatini di Bagnoli. Alcuni cittadini che gettavano i rifiuti non differenziati sono stati multati. Per essere un buon cittadino sappi che i rifiuti si buttano dalle 20 alle 22. Anche per la raccolta differenziata porta a porta, i sacchetti vanno depositati dalle 20 alle 22. Il vetro, la carta, la plastica, l'alluminio possono essere gettate nelle campane colorate a qualsiasi ora. I farmaci non vanno mescolati ai rifiuti normali, ma devono essere portati negli appositi bidoni delle farmacie. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 800 16 10 10. I commercianti che devono smaltire imballaggi cartacei sono tenuti a depositarli, ben piegati e legati, fuori al proprio negozio a orario di chiusura.